riflettere. Quando c'è questa meravigliosa presenza, potremmo continuare e andare oltre. Ma il tempo purtroppo è quello che è. Io so che Dio ha guarito alcune persone, ma il miracolo più grande, sapete qual è? Quello di farli venire avanti e testimoniare. Però la parola di Dio dice qualcosa, che quando Dio fa qualcosa nella tua vita, tu devi dimostrare la gratitudine dicendo: sono stato io quella persona che sono stato toccato, sono venuto con un mal di testa, con un mal di schiena, si è tolto perché Dio ha toccato la mia vita. Amen. Quindi questo lo rimandiamo alla prossima volta. O qualcuno è coraggioso? Non c'è nessun coraggioso. Amen, vieni. Abbiamo trovato un coraggioso, gloria a Dio. Facciamogli un applauso. Alleluia. Io so che ce ne sono altri che siete stati toccati dalla presenza di Dio. Ok, vai. Pace a tutti. Io da qualche mese ho un dolore al braccio sinistro. Ho fatto un eco e hanno detto che c'ho del liquido, ma stasera io il braccio lo alzo. Non potevo fare così, assolutamente no. Stasera Dio mi ha guarita, mi ha toccato. Alleluia! Dio è fedele, più forte se è per Gesù. La gloria e l'onore al Re dei Re. Alleluia! Quindi vogliamo passare alla parola stasera, che farà un grande bene alla nostra vita. Amen. E farà un grande bene soprattutto a chi ci crede. Amen. A dire: Signore, tu vuoi fare un grande bene stasera alla mia vita. Amen. Come stiamo ricevendo del bene? Sapete, la parola ci incoraggia, almeno io personalmente quando la domenica il pastore predica sono grandemente incoraggiato, perché non so se vi siete accorti di qualcosa, che il mondo intorno, tutto il sistema del mondo ci è nemico, i governi sono nemici, la sanità, infatti raccontavo una testimonianza di una persona che doveva fare un esame in settimana ed era urgente. Chiama nel centro e dice: guarda, ti abbiamo prenotato per il 23 aprile perché era urgente. E lui ha detto: ok, se la faccio privata con voi. Dice: vieni oggi. Non vi ho raccontato nessuna novità, perché credo che questo purtroppo è all'ordine del giorno. E quindi non possiamo fare altro che dire: Signore, aiutaci, Signore, vienici in soccorso. E quando il pastore predica la domenica c'è un grande incoraggiamento, perché siamo nettamente e ci dobbiamo distinguere come popolo di Dio e come figli di Dio. Ma ora ascolterete, infatti il pastore cosa ci ha parlato? Di entrare in una nuova stagione di opportunità, di entrare in nuove porte per godere i favori divini. Dite: favori divini. E quindi ha parlato dell'allinearsi. Vi ricordate domenica? Quindi allinearsi ha a che fare con l'entrare in un evangelismo soprannaturale. Che qualcuno dice: io che devo fare per allinearmi? Il pastore ce l'ha spiegato molto bene. Detto di entrare in un evangelismo soprannaturale. Quando parliamo di evangelismo soprannaturale, io non posso fare a meno di pensare alla donna samaritana, che quando Gesù è andato con la sua presenza e con la sua unzione e gli ha svelato le cose della propria vita, lei non ha potuto fare a meno di convertirsi a Gesù e a sua volta di andarlo a predicare altrove. Quindi evangelismo soprannaturale significa che abbiamo bisogno di prepararci nel mondo dello spirito per poi poter andare. Poi restaurare il sacerdozio in casa, e soprattutto per i sacerdoti, per i papà, essere degli esempi per i propri figli affinché famiglie sacerdotali
possono fare una chiesa forte. Poi ci ha parlato di esercitare l'orecchio per ascoltare la voce dell'Eterno. E questo è il tempo, cari, che abbiamo un grande bisogno di sviluppare il nostro discernimento spirituale nell'ascoltare le cose di Dio. Perché negli ultimi tempi, dice la parola, che sorgeranno uomini che ci possono addirittura sviare dalla nostra fede. E quindi è importante tenere l'orecchio ben esercitato e poi lavorare sull'attitudine di umiltà e mansuetudine. Quanti desiderate questo miracolo? Che ognuno diventa insegnabile e che ognuno possa divenire umile davanti agli uomini e davanti a Dio. Quindi entrare in una nuova stagione ci permetterà di crescere di livello in livello, di livello in livello. E mi è piaciuto molto quando ha detto il pastore che il favore divino, quando si poserà sulla nostra vita, sarà crescente e costante. Crescente e costante. Non sarà un favore divino oggi sì e domani no. Oggi forse lo ricevo, domani mi è un po' più complicato. No, sarà crescente e costante nella nostra vita da poter fare la differenza. Quindi sarà qualcosa di assolutamente stabile. A sapere, spesso i cambiamenti, entrare in un cambio porta preoccupazione, porta ansia. Dice, mo chissà cosa devo fare, chissà cosa mi succederà, devo entrare in una nuova stagione. Come sarà questa stagione? E ti dico una cosa, se è una stagione che Dio ha preparato per la tua vita, sarà una stagione grandemente benedetta. Sarà un nuovo livello, perché sapete, solo gli stolti non cambiano mai. Perché molto spesso diciamo di essere stanchi della vita che conduciamo, che non ce la facciamo più, la solita routine, non cambia mai niente, ma perché la mia vita è sempre così? Poi quando ci chiedono di cambiare facciamo mille e più pensieri. Ma per questo abbiamo bisogno di mettere mano alla voce di Dio per ascoltare i cambiamenti che Lui vuole apportare nella nostra vita. Ci sono cambiamenti che noi già sappiamo dove li dobbiamo attuare nella nostra vita, e ci sono cambiamenti che Dio ci vuole rivelare attraverso il fatto che tu avrai l'orecchio esercitato, e quando effettuerai questi cambiamenti scenderà la gloria di Dio sulla tua vita. Dillo alla persona accanto a te: oggi è il tempo, oggi è il tempo. Dillo convinto, perché quando uno sta aspettando qualcosa di nuovo da parte di Dio, perché Dio ci sta parlando attraverso il pastore e possiamo crederci fermamente, noi entriamo in una fibrillazione, in un entusiasmo, e iniziamo a pensare e a dire: Signore, ma allora non è tutto qui, c'è qualche altra cosa preparata? Il Signore dice: sì, 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 devi solo muoverti per poterlo ricevere nella tua vita. Sapete, se tu non vuoi un cambio, ti stai perdendo una grande benedizione. Ti stai accontentando del poco, mentre Dio ha promesso qualcosa, che negli ultimi tempi ci sarà un potente risveglio accompagnato da una gloria estrema, una gloria finale, qualcosa di grande riservato solo ed esclusivamente per i propri figli. Ricordate l'episodio di Salomone, che dopo aver portato l'arca del patto e dopo aver offerto molti sacrifici, dice che la gloria in quel tempio fu così grande che a motivo di essa i sacerdoti che stavano servendo si dovettero fermare e non riuscivano a servire. Che entusiasmo! Amen. E questo è quello che stiamo desiderando.
la gloria di Dio, dove Dio è sovrano, la nostra fede non servirà più, la nostra unzione non servirà più, il nostro carisma non servirà più. Dio dice: fermati, mo me lo vedo io, e farà segni, miracoli e prodigi su tutta la faccia della terra. E quindi, cari, per suggellare quello che sto dicendo, ve lo leggo in Prima Re 8:10. Dice: ora avvenne che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa dell'Eterno, e i sacerdoti non poterono rimanere a servire a motivo della nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Ma voglio aprire e chiudere una parentesi. Quando è accaduto questo? Dice: quando Salomone aveva offerto molti sacrifici a Dio. Salomone offriva, come si dice, a beverone, 40.000 pecore, 50.000 agnelli, bue e così via. Oggi noi non potremmo fare questo, ma possiamo fare quello che stiamo ascoltando in questi mesi: preghiera, digiuno, generosità, consacrazione a Dio, perché noi siamo stati creati per adorare. E Dio ti vuole completamente suo. Amen. Questi sono i sacrifici che noi possiamo dare a Dio. L'Apostolo Paolo ci parla e dice di offrirci a Dio come sacrifici viventi sull'altare, per poter essere poi altresì benedetti. Questo permetterà la gloria di Dio di poter scendere. Ma chi ha dimestichezza con la Bibbia, andando più avanti, in Ageo 2:6, Dio ci promette qualcosa per gli ultimi tempi. E dice: poiché così dice l'Eterno degli eserciti, ancora una volta, tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. Farò tremare tutte le nazioni, il desiderio di tutte le nazioni verrà, e io riempirò questo tempio di gloria. Il desiderio delle nazioni è mettersi tutti contro Israele, il popolo di Dio. Nel verso 9 dice: la gloria di questo ultimo tempio sarà più grande di quella precedente, dice l'Eterno degli eserciti. Quindi Dio vuole preparare il suo popolo per qualcosa di grande, perché Dio è grande e non può fare le cose in piccole. Lui fa le cose in grande. E il suo popolo, sapete come si chiamerà? Si chiamerà il rimanente. Chi è il rimanente? Qualcuno, guardandosi intorno nella chiesa, dice: vabbè, quella sorella non viene più in chiesa, quel fratello non sta venendo più in chiesa, allora io sono il rimanente perché sono rimasto. Ma non è così, cari. Assolutamente cancella questo pensiero della tua mente, perché il rimanente sono persone di fede che credono in Dio per potenti operazioni, coloro che sposano la visione di Dio attraverso la propria autorità e decidono di camminare a braccetto con essa. Persone che decidono di servire Dio e non si fermano a costo di ogni costo. Quello sarà il rimanente. Non persone che vengono i domenicali, che si siedono sulla sedia tutta la settimana, non fanno niente. Tu, mi dispiace caro, sono anche mortificato nel dirtelo, non puoi essere un rimanente, però puoi essere un nulla facente. Amen. E sapete, quando Dio parla in questo modo è perché vuole scuotere le nostre vite. Siamo negli ultimi tempi e Lui sta dicendo: entra nella visione, entra nella nuova stagione, non rimanere fuori e non essere assolutamente uno spettatore di questo risveglio, ma sì un protagonista di questo risveglio. Quindi non i pigri, non i sfaticati, ma operai per il regno, Dio sta desiderando nel nostro mezzo e su tutta la Chiesa universale. Amen.
Quindi il rimanente è qualcuno che fa qualcosa. Il rimanente è qualcuno che riconosce il sacrificio che Gesù ha fatto anche per lui. Il rimanente è qualcuno che è convinto della chiamata di Dio nella propria vita e desidera attuare il mandato. Andate per il mondo e fate discepoli di ogni creatura. Ora, per farmi comprendere meglio, voglio raccontarvi qualcosa che tutti conosciamo, ma voglio riportarvelo alla mente. Un giorno, come sappiamo, il popolo di Israele ha gridato a Dio, vero? E Dio gli ha mandato un liberatore, popolo che era schiavo per 400 anni ed oltre a costruire i mattoni con la paglia nel deserto, nell'Egitto, scusate, stavano e soffrivano. A un certo punto hanno gridato a Dio, Dio ha mandato un liberatore. Ma poi è successo qualcosa, che Dio gli ha dato delle istruzioni, gli ha dato qualcosa da fare. Dite istruzioni. È una parola che qualcuno non la vuole sentire, perché istruzione significa che quando tu ricevi delle istruzioni le devi adempiere. Poi hanno visto miracoli sotto ai loro occhi, la manna che scendeva dal cielo, la carne, le quaglie. Oggi per far scendere le quaglie le devi solo sparare, è vero. Hanno visto l'acqua scaturire dalla roccia, i vestiti, le scarpe che crescevano insieme con loro. Dio l'ha custodito in un luogo dove ci poteva essere solo la morte, il deserto, perché nel deserto non c'è vita. E Dio li ha custoditi in un modo meraviglioso, li ha guidati poi verso il raggiungimento della terra promessa, una terra dove scorreva latte e miele, la terra che Dio aveva preparato in un modo benedetto per il suo popolo. Ma come sappiamo e come conosciamo bene la storia, non ci sono entrati tutti, tanti sono stati morti nel deserto per la loro incredulità. Ricordati sta parola, incredulità. Mentre solo Giosuè, con il rimanente del popolo, con un rimanente del popolo, vi è potuto entrare. Quindi veniamo un po' a noi, ai giorni d'oggi. Sapete, noi stiamo facendo lo stesso percorso. Abbiamo gridato forse a Dio nelle nostre vicissitudini. Dio si è presentato a noi, ci ha fatto conoscere un liberatore che è Cristo Gesù, il Signore dei Signori, il Re dei Re. Ma poi ci ha dato delle istruzioni, e queste istruzioni sono per il nostro bene, affinché noi possiamo ereditare le sue promesse, affinché noi possiamo entrare nelle nuove stagioni che Lui prepara. Ma come il popolo di Israele, per mancanza di fede, per incredulità, giriamo e giriamo e siamo sempre allo stesso punto di partenza. Infatti il popolo di Israele per 40 anni ha girato nel deserto senza arrivare alla terra promessa. Quanti di voi vi state rivedendo stasera? E dire è vero, sto pure io da tempo. E quindi, cari, cambio. Dimmi, sono scocciato di girare, voglio fare qualcosa di nuovo, voglio far sì di entrare nelle promesse e nella benedizione completa di Dio. Perché qual è stata la differenza tra coloro che sono morti nel deserto e Giosuè che è potuto entrarvi? Sapete qual è stata la differenza? La fede, la massima fiducia in Dio ha permesso a Giosuè di entrare nella terra promessa. E allo stesso modo, cari, noi possiamo avere dei cambi,
possiamo entrare nel nuovo attraverso la nostra fede, attraverso il fatto che decidiamo e ci lasciamo persuadere da quella che è la parola di Dio. Fede pistis, in greco, significa ferma persuasione. Dio ti sta dicendo stasera: lasciati persuadere dalla mia parola, lasciati persuadere dalle mie promesse, lasciati completamente convincere che io sono l'Eterno, il tuo Dio. Solo tu devi essere forte e coraggioso. Non te l'ho io comandato? Sii forte e molto coraggioso, perché io sarò con te dovunque tu vada. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E sapete, non avere fede è normale, può succedere che uno non ha fede. Quando non hai fede per delle cose, non andare in crisi, prega affinché ci possano essere tempi migliori. Ma avere fede è qualcosa di soprannaturale, è qualcosa che va al di là del nostro ragionamento umano. Per questo è bello Gesù, per questo è bello il Vangelo, per questo è bella l'opera di Dio, perché Lui ti sconvolge la vita, Lui ti stravolge quando nella tua vita fa delle cose che tu neanche avresti mai creduto e avresti mai immaginato. E dire: questo è un miracolo. Il miracolo che cos'è? Qualcosa che ti lascia a bocca aperta. Ma diciamo: è un miracolo. Amen. Amen. È un miracolo farvi dire amen. Siate più partecipi, se no mi demoralizzano, forse non mi spiego bene, forse non mi stanno capendo, forse stanno dicendo: ma quando la fornisce un fratello? Quindi fatemi capire che state capendo, non che dovete ancora capire per capire, che io cerco di farvi capire. Ok? Quindi stavo dicendo, è qualcosa che va oltre il ragionamento umano, è la gloria di Dio, perché se io e te abbiamo fede significa che possiamo aspettarci che tutte le cose che stiamo desiderando da tempo le possiamo ricevere, le possiamo ricevere. Non importa quanto è grande il tuo problema, non importa quanto è grande la tua difficoltà, non importa quanto è grande la montagna che ti sta davanti, ma Dio sta dicendo che se tu credi e confessi la sua parola e quello che tu dici lo credi fermamente, tutto quello che tu dirai avverrà ed ogni cosa ti sarà concessa. Questa si chiama fede. La fede che ha caratterizzato la vita dei grandi uomini. L'apostolo Paolo, ad un certo punto della sua vita, lui realizza qualcosa e scrive. E io credo che quando qualcuno scrive, ci crede prima lui, perché se non ci crede, non lo scrive. E dice: il giusto vivrà e vive per la sua fede. Parafrasando questi versi all'incontrario, sapete che significa? Che se il giusto vivrà per la fede, coloro che sono increduli gusteranno una morte spirituale. Amen. Perché se il giusto vive per la fede, significa che l'incredulo morirà senza fede. Per questo Dio ci sta chiamando a fare passi di fede e avere una grande convinzione e una grande certezza nel nostro cuore che noi siamo figli, e attraverso il nostro decretare, attraverso il nostro parlare, attraverso il nostro agire, noi possiamo ottenere cose gloriose.
noi possiamo entrare in un risveglio, noi possiamo uscire fuori per un evangelismo soprannaturale, perché possiamo andare in testimonianza e dire: Dio ha fatto questo nella mia vita, Dio ha fatto quest'altro nella mia vita, e Dio ha sanato la mia famiglia, Dio ha salvato i miei familiari, e Dio ha guarito, e Dio ha fatto eccetera eccetera eccetera. Perché tu non puoi andare a fare un evangelismo soprannaturale quando non sei certo prima tu di chi è il tuo Dio. Tu non puoi andare con le tue incertezze nella tua vita. Per questo Dio ci spinge e dice: lasciati persuadere dalla mia parola. Cari, noi ogni giorno siamo bombardati dalle cattive notizie. E sapete, noi siamo facilmente influenzabili. Molto spesso ci facciamo influenzare e crediamo che quella notizia che è accaduta, che ti hanno detto per la televisione o per altri tipi di cose, può accadere pure a te. Ma non è così. Perché Dio ha detto una volta che lui ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, e se entriamo nella gloria noi riceviamo la protezione divina sulla nostra vita. Amen. Dove niente e nessuno la può scardinare. Per questo è importante mettere mano alla fede. Ora, la fede, cari, collabora anche con l'ubbidienza. Questa è un'altra parola dura da farvi ripetere. Dite ubbidienza. Devo imparare ad ubbidire. Un giorno un grande uomo di Dio, il padre della fede, Abramo, è stato chiamato e Dio gli ha detto: esci fuori dal tuo paese e dal tuo parentato. E io credo che Abramo ha dovuto avere una bella fede per fare un passo del genere, perché non crede che se lo direbbe a chiunque di noi, noi siamo certi di poterlo fare. E quando Abramo ha ricevuto questo da Dio, subito ha messo mano alla Bibbia, ha detto: ma fammi vedere dove sta scritta questa cosa, che io devo uscire dal mio paese. Non trovandolo sulla Bibbia, ha chiamato il suo pastore. Il suo pastore era impegnato. Allora ha detto: ok, mi rivolgo al mentore. Il mentore non l'ha saputo rispondere, è così. Dove c'era Abramo non c'era niente, cari. Non c'era la chiesa, non c'era il pastore, non c'erano i mentori, non c'era la Bibbia. Ringraziate Dio perché siete in una chiesa, avete un pastore, avete la parola di Dio. Ringraziate Dio per questo. E sapete, Abramo si è lasciato persuadere dalla sola voce di Dio. Ha detto: ok, voglio farlo, voglio realizzare questo con la mia vita. Perché doveva uscire da Ur dei Caldei, dal suo paese? Perché quello era un posto idolatra. Era un paese dove era grandemente sviluppata l'idolatria. Quindi la fede non solo lo ha introdotto in una nuova stagione nella benedizione ad Abramo, ma l'ha portato a lasciare l'idolatria. Qual è l'idolatria? Per questo, se noi entriamo nella nuova stagione, dobbiamo lasciare anche delle idolatrie che sono ancora sulla nostra vita. Esse sono tutte le cose. Che cos'è l'idolatria? Spiegazione: tutto quello che tu metti al posto di Dio. E Dio ti sta invitando a lasciarla, perché questa idolatria sta sostituendo il proposito di Dio nella tua vita e non ti permette di vederlo realizzato. È la più grande idolatria che un uomo può avere nella propria vita. Sapete qual è? Credere in se stessi senza Dio. Ora, non è sbagliato credere in se stessi, è buono che noi possiamo credere in noi stessi, ma insieme con Dio, perché insieme con Dio noi possiamo fare le grandi cose che Lui ha preparato per la nostra vita.
Quindi Giosuè perché conquista? Giosuè perché entra nella terra promessa dove scorreva latte e miele? Perché riesce ad entrare in Gerico? Perché Giosuè aveva compreso qualcosa, che Dio sarebbe stato sempre con lui. E Giosuè, quando è entrato nella terra promessa, ha esaltato qualcosa, non solo la presenza di Dio che lo accompagnava, ma la sua fede, perché la sua fede gli ha permesso di poter passare il Giordano, il fiume. Infatti un giorno, come tutti sappiamo, lui doveva attraversare il fiume Giordano, ok? Per entrare in Gerico, ma doveva portare l'arca del patto e i sacerdoti la dovevano portare sulle spalle. Ora immaginatevi in un fiume che era anche in piena in quel periodo, che lui doveva entrare, i sacerdoti dovevano entrare nell'acqua con quella... Allora, i sacerdoti dovevano entrare nell'acqua con quell'arca, ok? Immaginate solo la scena, dopo pochi passi sarebbe tutto caduto giù. E quindi lui cosa fa? Pensa di chiamare un'agenzia e dice: muovete, se c'è una nave da crociera, imbarca tutti quanti, perché erano 40.000 uomini, e ce ne andiamo dall'altro lato. Ma l'agenzia non si è trovata. Questo è per mantenervi un poco svegli, ma siete svegli. Quindi cosa è successo? Lui ha interpellato Dio e Dio gli ha detto qualcosa, ha detto: digli al tuo popolo che si santifica, perché io farò meraviglie nel vostro mezzo e ti renderò grande agli occhi di tutto il popolo. E gli dice qualcosa in Giosuè 3:13. Dice: avverrà che non appena le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca dell'Eterno, il Signore di tutta la terra, si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano saranno divise e le acque che scendono dall'alto si fermeranno in un mucchio. Gloria a Dio, un glorioso e potente miracolo. In quei tempi, ripeto, il fiume era in piena. Ad un certo punto le acque si sono divise, sono diventate come due muri, una a destra, una a sinistra, e i sacerdoti con l'arca, con tutto il resto del popolo, sono passati nell'asciutto. Cosa dice Dio qui? Non appena le piante dei piedi poseranno nell'acqua. Se le piante dei piedi non si sarebbero posate prima nell'acqua, niente sarebbe accaduto. E sapete, Giosuè ha dovuto spiegare ai sacerdoti e dire: non vi preoccupate, ma pigliare responsabilità, un mare sarà. E questa si chiama fede, cari. Amen. E questo per dirvi qualcosa di molto importante. Che quando tu agisci con Dio prima, Lui conferma la sua parola. Tu agisci e Lui conferma. Tu agisci e Lui conferma. Perché Dio dice: io sono qua davanti a te per mostrarti le mie opere potenti. Perché non c'è niente di impossibile per Dio, non c'è niente che Dio non può fare. Quindi quando Dio ti parla, tu agisci. Quando Dio ti parla, tu dici: ok, mi stai parlando, devo entrare nella nuova stagione, devo avere un cambio, cosa devo fare? Signore, parlami. Inizia a pregare, inizia a digiunare, inizia ad elargire generosità, inizia a dare il tuo tempo a Dio. E Dio ti parla e tu entri in una nuova stagione. Ora nota qualcosa. Dio ha detto qualcosa, che come era stato con Mosè, così sarebbe stato con Giosuè. Ricordate? Giosuè: guarda, Mosè, mio servo, è morto. Ora tocca a te prendere il suo posto. Io sarò con te dovunque andrai, e come sono stato con Mosè, così sarò con te.
E quindi Giosuè disse: ok, allora il mare si apre, perché Mosè non è il figlio della gallina bianca, perché a esse sì, a me no. Quindi se Dio l'ha aperto a Mosè, lo aprirà anche a me il mare. Con una differenza, sapete che quando Mosè ha visto il mare aprirsi, Mosè era inseguito dagli egiziani e dal faraone, mentre con Giosuè lui stava inseguendo la promessa di Dio. E Dio cosa ha fatto? Appena ha visto la fede di Giosuè, gli ha aperto le porte, gli ha aperto una nuova opportunità, e in quel momento ha fatto una via là dove via non c'era, perché lì c'era il mare. È uscita una via, è uscita una strada. Questa è la fedeltà di Dio. Perché molto spesso nei campi diciamo: Signore, ma come posso fare questa cosa? Signore, ma se poi così, se poi colì. Dio dice: io faccio una via, io ti faccio una strada, mostrami la tua fede e io ti mostrerò la mia fedeltà. Ora voglio farvi una domanda, voglio chiedervi qualcosa. Secondo voi, qual è il verbo più importante? Quelli che state a piano stamattina, zitto. Qual è il verbo più importante? Dite qualche verbo. Amare, un meraviglioso verbo. Poi? Dare. Fare. Sono dei verbi, giusto? Ma sapete, il verbo più importante è scegliere. Amen. Scegliere è il verbo più importante. Questo non è detto che il verbo più importante non è, è un'opinione, ok? Non fate una dottrina, non telefonate al pastore. Pastore, sapete, Antonio ha detto che il verbo più importante è scegliere. No, è una mia opinione, perché tu puoi scegliere di amare come puoi scegliere di non amare. Tu puoi scegliere di agire come puoi scegliere di non agire. Tu puoi scegliere di fare o di decidere di fare l'indispensabile. Quindi scegliere è molto importante. Scegliere ci ricorda qualcosa, che noi siamo liberi agenti morali. E possiamo scegliere di perdonare, possiamo scegliere di non perdonare, possiamo scegliere di arrivare a casa e parlare con il nostro coniuge e raccontargli tutti i problemi della giornata, stare lì tutti imbronciati, o puoi scegliere di rallegrare quella serata al tuo coniuge vivendo una vita felice. Quindi la vita è fatta di scelte. Tu puoi scegliere di lamentarti svegliandoti perché devi andare a lavorare, ma tu puoi scegliere anche di andare a lavorare rallegrandoti perché Dio ti ha fatto aprire gli occhi per una nuova giornata. Quindi scegliere è molto importante. E sapete quanti, secondo voi, quanti di voi siete ogni giorno preposti a fare delle scelte? Tutti quanti siamo ogni giorno chiamati a fare delle scelte nella nostra vita. E quando siamo chiamati a fare delle scelte nella nostra vita, dobbiamo fare solo una cosa: ringraziare Dio perché ci ha lasciato la sua parola, ci ha lasciato il libretto di istruzioni per la nostra vita. Perché un giorno non sapevamo fare come fare decisioni, un giorno eravamo all'oscuro di tutto. Ma la parola di Dio ci fa luce, la parola di Dio è sovrana, la parola di Dio è stabile, essa non muta e non cambia. I cieli e la terra passeranno, ma la sua parola non passerà mai. Quindi quando devi fare delle scelte, delle decisioni, tu puoi andare alla sua parola. Davide dice: è una luce, è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Quindi la parola di Dio ti dà rivelazione e ti dà luce su come devi fare e devi agire. E a questo punto, sapete, tutti i nostri ragionamenti umani possono crollare
davanti alla verità della parola di Dio. In Isaia 55:8 è scritto: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Sapete, questi versi, se sono ben afferrati dal popolo di Dio, se sono ben afferrati da ognuno di noi, faranno qualcosa. Ci permetteranno di dire: Signore, io voglio arrendermi a te e alla tua parola. Faranno crollare, sapete, quello che molto spesso noi chiamiamo il libero arbitrio. Io posso fare le mie scelte, io sono libera agente morale, vabbè, ma amore, chi te dice niente? Io posso decidere io, vabbè, ma cerca di decidere bene, perché la parola di Dio è molto chiara. Care, prendere decisioni oggi come oggi non è facile. Le decisioni possono portarti in alto, come possono portarti in basso. Possono arricchirti, ma possono anche impoverirti. Possono avvicinarti a Dio, ma possono anche allontanarti da Dio. E potremmo elencare tanti personaggi nella parola di Dio che per mezzo di decisioni e scelte o sono stati benedetti o sono caduti nella sventura. Per questo sviluppa l'orecchio spirituale e metti mano alla parola. Dillo alla persona accanto a te: sviluppa il tuo orecchio spirituale e metti mano alla parola. Oggi tu puoi scegliere se avere, ascoltatemi, perché questo è inerente a quello che stiamo parlando. Oggi tu puoi scegliere se avere fede o avere incredulità. La scelta è tua. Cosa scegli? Fede o incredulità? Perché gli increduli purtroppo sono morti nel deserto, ma le persone di fede hanno conquistato quello che Dio aveva promesso. E io so che qui stasera farete scelte e decisioni sante per conquistare quello che Dio ha innanzitempo preparato per la vostra vita, per le vostre famiglie e per le vostre case. Stiamo quasi concludendo. La libertà è scegliere, abbiamo detto. Ma la felicità, sapete qual è? È quella di essere stati scelti. Perché noi siamo stati scelti. Tu non sei qui perché ci sei capitato per caso. Puff, sei caduto dal tetto. Dio ti ha scelto. E Dio ti ama. E se tu rispondi alla chiamata di Dio nell'ubbidienza, non avrai più problemi di scelte, perché Dio ti ha scelto. E in ogni cosa Lui sceglierà per te, Lui deciderà per te, perché tu camminerai a braccetto con esso e dirai: Signore, guidami tu. Signore, non sono capace di me stesso di potermi guidare. Sapete, tutto il nostro orgoglio umano deve cadere, deve crollare, perché è l'umiltà che precede la gloria. Abbiamo parlato di gloria, vero? Vogliamo entrare nella gloria? Dobbiamo diventare umili, dobbiamo diventare mansueti, atti ad essere insegnabili. Non dire mai: io già so ogni cosa, io già so tutto, io non ho più bisogno che gli altri ti insegnino. No, cari, noi fino a quando non andremo con Gesù abbiamo sempre bisogno di qualcuno che possa sostenerci e insegnare la nostra vita nel come poterci condurre. Amen. Perché l'umiltà precede la gloria, ma l'orgoglio precede la caduta. E quanti cadono per mezzo dell'orgoglio?
Quindi se tu gli dai la mano ogni giorno in piena umiltà e mansuetudine, se tu dimori veramente in lui, esso ti guiderà per pascoli di tenera erba e tu potrai dire: l'Eterno è il mio pastore e nulla e nulla e nulla e niente mai mi mancherà. Tu puoi scegliere tra il Salvatore e il Signore. Chi è Gesù per la tua vita? Gesù è il Signore o il Salvatore? Cari, c'è una differenza abissale in questo. Infatti, se tu leggi nella lettera di Romani 19, dice qualcosa: se tu confessi Gesù come Signore e poi Salvatore. Ma molti, sapete, lo ricevono come Salvatore, ma non come Signore. E qui, ai 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 ai, qui Dio ci porta una grande e meravigliosa riflessione, sapete? Perché dal Signore si prendono ordini, dal Signore si ubbidisce. Il Signore è un gentiluomo, ti vuole guidare per le migliori vie, ma se tu non sei predisposto e non hai deciso che Lui veramente è il tuo Signore, ma è solo il Salvatore, tu lo tieni all'uscio della tua casa e mai lo hai fatto entrare nella porta delle camere del tuo cuore e della tua vita. E sapete, un Salvatore che fa? Ti salva, ma poi arrivederci e grazie. Francesco, vieni qua. Faccio un esempio. Se io sono in un luogo solitario e cado in un precipizio e non ho possibilità di salire da quel precipizio, e viene lui e butta una corda e mi tira fuori da quella che era morte certa, io è come se sono nato di nuovo, giusto? Perché sono stato salvato per mezzo suo che mi ha buttato quella corda, è giunto in aiuto. Quindi io cosa faccio? Grazie. Grazie, Dio ti benedica. Come ti chiami? Sempre Francesco. Sempre Francesco. Francesco, tu sei il mio Salvatore. Dio ti benedica. Arrivederci e grazie. Amen. Cosa gli dico? Arrivederci e grazie. Ma il Signore ti dice che tu devi dimorare con Lui. Il Signore è colui che ti guida. Quando lo scegli come Signore, tu puoi seguirlo e Lui potrà guidarti passo passo nella tua vita. Quando lo scegli come Signore, stai riconoscendo in Lui non solo il tuo Salvatore, ma la fonte essenziale della tua vita. Quindi c'è una grande differenza. E stasera Dio sta dicendo qualcosa ad ognuno di noi. Stabilisci bene la tua posizione davanti a me. Stabilisci bene io cosa devo essere. Ti puoi immaginare? Il Signore che si abbassa a noi, che si sta abbassando a te e sta dicendo: cosa vuoi che io voglio e che devo essere nella tua vita? Il Salvatore o il Signore? Perché se sono il Salvatore, io sto un solo posto nella mia vita, perché Lui è un gentiluomo. Ma se devo essere il Signore, come disse Gesù, io sono Signore e dite bene. Ma se non fate le cose che vi dico, dove sta il mio onore? Dio onora chi lo onora. Se tu lo onori come Signore, e ci conviene, cari, Lui potrà onorare te nella tua vita. E sapete, tanti vivono del Salvatore. Salvatore mi ha salvato, Gesù mi ha salvato. Ma poi l'ubbidienza, poi si vive nelle proprie cose, si vive nel compromesso,
si vive senza una visione e si vive da ribelli. Sfogliando le pagine della Bibbia e girando quelle che piacciono molto spesso a noi e girando all'incontrario quelle che non ci piacciono, che ci parlano dell'obbedienza e della sottomissione. Perché quando tu ti sottometti al Signore, tu ti sottometti alle autorità che sono preposte sulla tua vita, per poter dire: guida la mia vita. Amen. Per questo, cari, devi avere fede e dire: Signore, da oggi in poi, perché ci vuole fede per dire vicino a qualcuno: sì, il mio Signore, da oggi in poi comandami. Perché tanti rifiutano, bypassano questa cosa. Dice: a me mi conviene solo il Salvatore, così non ho problemi, non ho fastidi. Però ti dico una cosa: Dio ci ha parlato del rimanente, di persone che stanno strette a Lui e che amano fare la sua volontà. Chi è disposto ad ubbidire mangerà i frutti migliori del paese. Amen. Quando sarai nel cielo e Dio ti offrirà i migliori frutti, ti porterà al ristorante. Amen. E qualcuno che ha detto: lui è solo il mio Salvatore. Sì, sei salvato, però starai in un pub a mangiare un panino. E io mi affaccio dalla vetrina del ristorante con un bel piatto di spaghetti con i frutti di mare e dico: guarda, io te l'avevo detto, l'11 febbraio 2024 fa che lui sia il tuo Signore, no? E mangi il tuo panino. Alziamoci all'impiedi. Alleluia, grazie Gesù. Alleluia, facciamo musica, facciamo canti, facciamo tutto. Alleluia. Yes, Jesus, nede kataria basbita. Chiudiamo i nostri occhi, cari. Abbiamo riverenza verso il Re dei Re, il Signore dei Signori. Abbiamo detto il verbo scegliere. Giosuè ha scelto bene, si è lasciato guidare, ha interpellato Dio e Dio ci ha dato strategie di vittoria. Ha aperto il mare perché stava inseguendo la promessa di Dio. E ti dico una cosa: se tu la insegui, la raggiungerai. Se tu hai bramosia, se tu hai desiderio, raggiungerai tutte le promesse di Dio, perché la sua parola è sì ed amen.